Vai, dobbiamo tornare comunque sui 2300, quindi di cattiveria. Affrontiamo un GM. Può partire anche la sfida, può partire il match, quindi H4. Ragazzi, noi siamo sempre H4, mi raccomando, nella vita. Sempre e comunque H4, nella vita proprio, mi raccomando. Se non giocate H4 non va bene. Ok, già stiamo molto meglio, ovviamente. Potrebbe giocare alfiere per, però non credo che se ne uscirebbe in chissà in quale grande modo. Ok, ora il nostro tipo cerca di mettere pressione in D4. Come facciamo? Come facciamo? Vediamo un poco, vediamo un poco. Calle 5 potrebbe essere una possibilità. Allora, calle 5 ci potrebbe essere alfiere per E2. Callo per E2, alfiere per... Pedone per, cavallo per. Ma sì, una volta solo nella vita. Ah, prende direttamente qui? Di cavallo per giunta? Non l'ho capita molto bene. Ah, ok, vuole prendere con... Sì. Capito, vabbè. Ovviamente. Ovviamente, ovviamente. Sono perso qualcosa, no? Sembra di no. Vedete l'importanza di re B1 ora, anche che tatticismi con alfiere F4 non ci sono. Il problema è che lui non avendo arroccato, c'ha un problema lungo questi punti. E quindi noi possiamo cercare di mettere pressione lungo la colonna H. Infatti lui gioca re F8, però non credo che solo con questa mossa può risolvere dei problemi. A questo punto direi... Sembra quasi interessante giocare un cavallo F4. Però c'è sempre D4 come idea, quindi dobbiamo un po' aspettare. Vediamo un po'. Forse possiamo giocare... manco quella, va bene. Ok, mettiamo... giochiamo F4 e basta a questo punto. E vediamo un po' di... Sì. Ok, a questo punto direi che D4 è una minaccia, dobbiamo difenderci da questa cosa. Diventa pericolosa. Calo D4, giochiamola a questo punto. Anche se hai un pedone in meno non significa che hai perso la partita, quindi proviamo a fare questa cosa. E poi magari proviamo a giocare G4, se fate così. Ok, ora... Possiamo giocare ancora questa? No, per ora c'è alfiere per D4. Ah. Però aspetta, alfiere per D4, donna per D4. Se cambia le donne e poi cambia anche le torri, dovrebbe essere vinto, però... Però oddio. Oddio, no, forse no. Sì, se gioca 5 a 4 dovrebbe essere vinto. Poi giochiamo a 3. Non è chiaro, non è ancora chiaro. Non è ancora chiaro perché... Cioè, può farlo. Forse può andarsene con il re da quest'altro lato. Però noi catturiamo qui e poi spingiamo con re c5, b4, a4. Siamo abbastanza veloci, siamo sufficientemente veloci. Allora, per chi volesse entrare nel Discord, infatti, giustamente ci dice Xiyous questa cosa. Questa sembra buona. Torre C4 è la mossa forse vincente. Se cambiamo le torri, a quel punto il finale dovrebbe essere andato. Però che fare? Cioè, nel senso, quali altri mossi... Cioè...
Con poco tempo a disposizione non si può fare granché, quindi. Però vabbè, diciamo che comunque sarà persa questa posizione, quindi ve la faccio vedere giusto per lo sfizio, ma sicuramente il nostro caro amico GM ha trovato il modo di fregarci. Può anche giocare C3 e vince lo stesso, quindi. Ok, giustamente. E vabbè, penso che è il momento di ritirarsi. Bella partita da parte sua, non è stato facile creare il gioco. Proviamo a fregarlo con da nero, non sarà facile. Stiamo parlando comunque di un GM, ragazzi, quindi si porta sempre rispetto, ragazzi, a chi ha il titolo di GM. Ok. Vediamo un po' cosa si inventa. Però si sta alfiere C4 come mossa qui, se non mi sbaglio, che esiste. Vabbè, diciamo che cambiare non dovrebbe essere sbagliatissimo, anche se non è la migliore. Sicuramente. Si può anche pensare di fare donna B3. Infatti mi ricordavo una mezza cosa su questa cosa. Però penso che E6 fino a prova contraria è una possibilità. Ora alfiere G5 potrebbe essere una mossa, sicuramente. Alfiere A3 ancora meglio forse. Ok, proviamo a fare cavallo A5 a questo punto. Ok, alfiere D7, però poi dobbiamo prendere di re. Quanto ci conviene? Ci conviene a prescindere. Perché stiamo parlando di un GM. Però ora prende qui in B7. Ho perso questa cosa. Ok, dobbiamo giocare torre C8 per forza. E il controgioco sta in donna A5 essenzialmente. Non è facile, sicuramente non è facile. Forse sta semplicemente meglio, però proviamo a inventarci qualcosa, perché altrimenti non ci sta proprio sfizio. Ok, donna C7 sembra sensata, il concetto è comunque c'è una donna in B7 aggressiva. E portiamo il re al centro e speriamo nel controgioco su lungo questo pedone C3. Ma almeno a livello posizionale, questo dovrebbe essere il modo di ragionare. Ora, H6 sembra interessante, il concetto è che sul re D7 potrebbe esserci cavallo G5, non ce lo dobbiamo. Non deve essere permessa questa cosa, ecco. E poi possiamo provare a giocare torre C8. Mettiamo un po' di pressione, poi giochiamo magari a fiore F8 e via dicendo. O anche torre B8, togliamo di mezzo una torre che è fastidiosa. Almeno una. E ora re C8. Ci riserviamo anche la possibilità di giocare torre B7. E speriamo, insomma, che questa casa C4 si possa occupare prima o poi, ecco, perché altrimenti dobbiamo solo farci la cartella, come si dice a Napoli. Ora cavallo A5 e re C6. Probabilmente, questa è l'unica cosa che per il momento possiamo fare. Sicuramente lui sta giocando bene perché comunque sta mantenendo il vantaggio e niente da dire, insomma. G5, H5 però bloccherebbe la situazione per noi. Diciamo che è il momento comunque di giocare questa. Se facciamo questa, però c'è G5. La giocherà comunque. Quindi a questo punto cavallo B7 e basta. Ok, ora re B5. Wow. Complicata la situazione.
Giusta. Ora si minaccia cavallo 5. Siamo costretti a questo cambio. Stiamo giocando, ragazzi, c'è troppo, c'è un divario, c'è un divario. Questo è indiscutibile. E niente, dobbiamo praticamente sperare in niente, perché ora ci sta semplicemente C6. Ha giocato semplicemente meglio, tutto qui. Non ci sono parole. È semplicemente il paliatone del grande maestro georgiano, che poi dobbiamo vedere perché è Mikhail Kelidze, che niente, vabbè. Niente da dire, ragazzi. Ha giocato bene pure questa partita. Vabbè, a questo punto giochiamo come se stessimo giocando contro Bet-Harmon, quindi direi D4 e basta. È partito un match comunque, anche se è un match, più che un match sembra quasi un match di sangue, però è partito tipo l'assassinio di Sibyl Rick. Però cerchiamo di fare il nostro meglio, ecco, comunque. Come non detto, ragazzi, sto giocando male. G5 è una mossa che. Che cosa deve fare? Cioè, no, sto giocando male. Non sto concentrato. Poi, per carità, è sempre un GM, però. Sto giocando male. Se gioco così, non duro 3 secondi, ragazzi. Ok, il cavallino E3 è simpatico, questo sicuramente, però non sembra chissà che cosa, ecco. Allora. È un pezzo simpatico, questo sì. Rispetto a prima, che sembrava veramente. Così sembra ancora interessante. Torre C1, torre A1. Per tornare a rompere le palle su questo punto, ecco. Allora, su F4 ci sarebbe alfiere D4. Quindi re H2 va fatta prima di tutto questo. L'obiettivo è strappare qualcosa, non è facile, ragazzi, perché comunque il problema dei GM è uno, che sono metodici allo stato puro. Cioè sono la versione, il no plus ultra della difficoltà, insomma, ecco. Cioè, c'è poco da dire. Se con un maestro vide c'è ancora partita, con un grande maestro è difficile averci partita, obiettivamente parlando. Poi tutto può succedere. Ok, donna D3, o gioco cavallo D1, però è passivissima, cavallo D1 è proprio passiva. Però vabbè, forse è la mossa che deve essere giocata in questa posizione. Cercare quantomeno di non perdere pedoni, ecco. Certo che. Cioè, vabbè, ho giocato male comunque, ve l'ho detto all'inizio. Ecco, un'altra cosa, contro i GM non vi potete permettere neanche di giocare male in apertura, cosa che magari con un maestro fide potete ancora provare a rischiare qualcosa. Ok, volume troppo alto, quindi abbassiamo un po' di più il volume e ora mi sentite sicuramente meglio. Ok, ragazzi, a questo punto è 4 e buonanotte. E 4 e buonanotte, non voglio sapere niente, non voglio sapere se questa mossa è buona oppure no.
Voglio solo dire che basta, cioè buttiamo i pezzi addosso a questo punto e aspettiamo tempi migliori, ecco. E voglio capire però se E5 è fattibile come mossa, è semplicemente una cagata. Torre F2 forse con l'idea cavallo E3 però a questo punto. E poi magari E5, non lo so, cosa del genere. Lui comunque sul tempo ci sta un po'. Poi lui c'ha anche alfiere B5, però se fa alfiere B5 vuol dire che si toglie da questa diagonale. Donna C4. Cavallo E3? Comunque metto un pezzo in gioco. Ok, questa sembrava nell'aria come mossa e vabbè, tutto a posto. Cavallo G4. Però se questo ci flegga pure, cioè stiamo proprio buonanotte proprio. Cioè se ci vuole anche fleggare, stiamo veramente freschi. Ok, però qui non può, cioè. Come faccio a perdere qui? Ah, ecco. Mi ha fregato comunque perché non ho pezzi attivi, ecco. È l'unico fatto, vedete. Di tempo, il bastardo, anche di tempo ci ha fregato. E ora comunque si prende il pedone qui, eh. C'è poco da fare, insomma. Anche se prende di torre, poi dopo torre per alfiere C4. Beh, di certo non è niente di incredibile, ecco. Comunque stiamo perdendo. Ora minaccia la promozione di quello e buonanotte, insomma. Niente, c'è anche un problema di tempo. Vabbè, ma per tracalcolare, parlare. Cioè, mi concentro, mi concentro. Lo faccio per voi, ragazzi, però è tosta. Tosta. L'hanno chiamato per battermi. L'hanno chiamato per battermi. Questa mi impegna. Questa la vinco di tempo, ve lo dico già. Quando la vincerò di tempo, però lui si arrabbierà e quindi non farà più una sfida con me. Ecco perché è così forte, perché gioca contro i GM. Beh, di certo è un buon allenamento, su questo non si discute. Prendere le paliate dai forti vi consente di, quando affrontate poi le persone normali, tra virgolette, siete più tranquilli. Questo sì, questo sì. Però il paliatone lo prendete comunque, non vi preoccupate. Se non state attenti lo prendete anche con quello che è meno forte. Intanto Roberto 1503 ci chiede libri da scacchi per principianti. Xerius c'ha la risposta pronta. Scuola di scacchi di Ponzetto. Oppure, se avete voglia di anche di studiare qualche altro libro, a breve uscirà anche un. Ci sta anche i libri di Fischer, 60 partite da ricordare, pure importante. Lo potete trovare sul nostro sito su YouTube. Oppure potete andare sempre su YouTube, a breve uscirà una nuova serie su un libro che a me piace moltissimo sui finali, ve lo consiglio. Poi un giorno, tra un paio di settimane uscirà questa serie TV. Sto cercando di mettere un po' di pressione, ma fino a quando c'è questo alfiere, mo giocherà cavallo H4. Ah, non la fa? Ok, grazie. Quindi questo alfiere non può. Sta
sarà vita su questa diagonale. Io sono contentissimo di questa cosa. Prima mi ha flaggato. Prima mi ha proprio flaggato. Cioè, se non stiamo parlando di veramente di gioco, prima mi ha flaggato. Poi aveva anche una buona posizione. Ok. Però il signorino qui corre. E allora corro anch'io. E vediamo un po' chi la spunta. Perché poi a livello di velocità non è che sono inferiore. A Sparamos e Raffica sono bravissimo. Va bene. Che poi il rispetto sì, però poi a un certo punto no. Ora io ho 2 minuti e tu hai 50 secondi. Vediamo un po' chi la decide. Io inizio a sparare mosse, una dopo l'altra. E non la finisce più poi. Vai, cavallo E4. Ora si inizia ad attaccare. Vai. Eccolo, che inizia ad andare in difficoltà. Allora, questa mossa non è una buona mossa, sicuro, ve lo posso garantire. E vi spiego anche il perché. Vi spiego il perché. Perché ora il mio alfiere è più forte del suo. Su questo non si discute. Però se gioca F6 anche il mio alfiere fa schifo. Quindi vediamo. Ora se prendi in F4. Vabbè. Diciamo che dato che ho 30 secondi di vantaggio e voglio batterlo, lo batto per il tempo. Va bene? Sono sporco? Sì. Assolutamente sì. E ora gioco donna C7, così ti impedisco donna G3. E ti gioco re G6. E se catturi, io catturo. Vabbè, io torno indietro. No, niente cambi, my friend. Nessun cambio per te. Nessun cambio per te. A disposizione per te. E ora ti gioco anche alfiere C2. Sì, ok, questo te lo faccio, questo te lo concedo. E ora ti sparo E5. E ora ti faccio F5. F4. Ora ti faccio alfiere 4. E ora perdi questo. Ok, no, ho sbagliato io. Per ora c'ho due pedoni centrali. Niente, vabbè, sto dicendo cose, però ragazzi, la verità è che comunque lui sta cercando di spingere pedoni a cavolo senza nessun motivo. Alfiere H8, ragazzi, non mi interessa. Ok, cavallo per D4 a questo punto. Scacco. Scacco. Mamma mia. Le cose si complicano. F3. No, vabbè, questa qua sembra sensata. Ok, ora mamma mia ragazzi, si complica. Vabbè, ho vinto praticamente. Come ho detto ragazzi, il piacere di vincere contro un GM di tempo non ci sta, però comunque è una vittoria. E addio al GM, signorino caro, che tanto cerca di sopravvivere, sto bastardo. Andiamo! 3 a 1, vittoria. Vai. Vai con la prima. Cavalla 6. Buffone! Sei un buffone, cavalla 6, buffone. La ricca batte GM, sì, lo batte e lo abbatte perché l'ha battuto di tempo, non gli ha dato chance, non gli ha dato nessuno, non gli ha dato niente, non gli ha dato. Raga, a parte tutto, comunque mamma mia, che faticaccia, oh, per battere un GM che ci vuole. Che ci vuole, ragazzi. Vabbè, io poi sto giocando proprio robe oscene. Però il finale re contro re, ragazzi, a mio parere è patto. Re contro re si patta. Quindi se re contro re si patta, noi cambiamo anche le torri. Poi giochiamo B3.
E niente, battiamo. Addirittura forse vinciamo. Cambio tutti i pedoni. Addio GM, addio. Adios proprio. Ok, ora dobbiamo capire un attimo. Penso al fine B2 sembra interessante, no? Ok, lui giustamente porta il cavallo in una casa più attiva, questo lo accettiamo. Però il nostro alfiere rimane sempre un pezzo molto forte. E invece, questi tre pezzi, sinceramente, poco hanno a che fare con gli scacchi. Però lui è GM e io sono ignorante, giusto? Quindi lui c'ha il titolo e si può permettere di dire quello che vuole. E fino a qua ci siamo d'accordo con lui. Ora, cavallo D2 sarebbe un errore per via di C3, probabilmente. Quindi, dato che comunque minaccia anche alfiere B4. Però com'è brutto, cioè non posso concedere questa, però allo stesso tempo dobbiamo giocare C3, ragazzi. Sembra una mossa proprio brutta, però. Però per pattare il finale re contro re, dobbiamo anche giocare C3 come mossa, ragazzi. E poi cavallo D2. Il concetto è che comunque lui deve cambiare i pezzi. E ora abbiamo F3, idea E4. Che lui farà, forse lui farà F5 proprio per evitare E4. Che altrimenti, che cosa giochi? Poi dopo alfiere 2 dovremmo capire un attimo che situazione ci sta. Perché no, posso giocare anche 4 e basta. E il controgioco sembra essere sufficiente. Punto è, anche se cattura in E4, noi catturiamo in C4 e se cattura in G2, noi abbiamo il tempo di giocare torre G1 e torre per G7, quindi chi può dire chi vincerà questa partita, ragazzi? Ok, re 3 la dobbiamo fare. Il punto è, attacchiamo sta alfiere. Ok, ora. Ah, ok, ci ha fregato. Addios GM, ma questa volta ho perso io. Alfiere C5, il furbacchione. Si è portato a casa un'altra partita. Ah, vabbè. Vediamo cosa si può fare. Continuiamo. Siamo stati un po' sbruffoni questa partita. Dopo che ci gioca cavallo A6 in apertura. Non ci sto, onestamente, ragazzi. Non ci sto. Sì, sicuramente una vittoria l'ho presa. Questo sì, una vittoria. E me la stipo. E ce la stipiamo. Non stiamo perdendo 4-0, quindi sono contento così. È come Juventus-Chievo, se finisce 4-1, va bene. Cioè, ma anche 5-1, non cambia niente. Non mi piace la mia posizione già. Vi devo essere sincero. Sono sincero. Vabbè, a Rocco è perché ha rispetto, però non è. Se non avesse rispetto non avrebbe mai fatto questa mossa. Quindi vuol dire che ha rispetto, non so. Ha rispetto del mio tempo. Non capisco, cioè. Sì, Jacopo Maiko Yoko, che è un nome veramente difficile da. Veramente sì, è questo, si lanciano i pezzi addosso, è un casino, non si capisce niente. Tutto questo salutiamo anche Olli Nico, che ci ha iniziato a seguire, Francesco Viscomi e Shrek 512223. Grazie a tutti per il follow, ragazzi. Si perdono infatti molto facilmente i finali, sì, decisamente. Questa è una buona mossa, però si evita i 4. Quindi io se sparo E4, no. Il cavallo in E4 non ha senso, forse. A detta sua, almeno. Ok, stiamoci. Tanto che lui comunque vuole andare in C5, immagino, quindi. Ok. In questi casi, signori, io sapevo al mio paese che cavallo in C5, pedone in A5. Al mio paese, poi. Al mio paese.
E niente, proviamo il controgioco lungo la colonna A. Proviamo a fare questo, ecco. Vediamo un po' cosa ci dice il nostro amico. Sì, mi sembra giusto il concetto quello di portare la torre in A1. Ora il nostro concetto è torre 7, ora lui prenderà sicuramente in A7. E niente, niente, ancora, è ancora bloccata la situazione. Lui può fare cavallo 5. E infatti su questa qui bisogna stare un po'. Dobbiamo ragionare un attimo. Calo C6 è una mossa che la faccio mo' perché comunque. Se no che gioco a fare a scacchi. E poi niente, torre 7. Il piano è torre A7. Quindi, vuoi non vuoi, il piano è torre A7. E lo faccio comunque torre A7. Quindi, la torre è in difesa. Quindi ora ritorniamo allo stesso punto di prima. Cambiamo i pezzi. Quanti... Possiamo cambiare anche tutti i pezzi, però. Il punto è, signori. Se gioco questa, ora c'è questa. Quindi, che cosa fare? Giocare donna B8, però poi cioè, gioca donna 5. È una situazione complessa. Una situazione complessa dove sembra che comunque la cosa interessante da fare è una mossa tipo G6. Il re G7 e sperare di ottenere qualcosa. Ora cavallo C6, ah, però cavallo C6 c'è sempre il problema di donna 8. Vabbè, a questo punto G5. Una volta solo nella vita G5 va fatta, poi vediamo. Donna 5, donna B8 probabilmente, e non è ancora chiara. What? Ah, c'è donna per F6. Mannaggia, mannaggia. No, ma comunque donna 5, devo cambiare le donne e basta a quel punto. Sono stato scemo io a non cambiarle le donne, a permettere l'entrata. Ho sbagliato. Ah, via. Via, via. Ha sbagliato con la scritta i numeri. Ok, 5 si può fare, questo qua. Ma sì, cambiamo anche questo. Cavallo G5, ragazzi, si gioca in modo attivo. Si minaccia tipo E6 e roba del genere. Come non detto, ragazzi, è una sfida comunque impari, a mio parere. Quindi io proverò a fare di tutto per voi, ma sapete i miei limiti quali sono. I miei limiti è che fino a maestro fide reggo bene, poi dopo è tutto un mistero. Questa che fa? Ah, prima cosa si prende un pedone. Cosa che giustamente non ho visto. A me onestamente comunque questo fatto che si è preso sto pedone non mi ha convinto molto. Un po' avvelenato, soprattutto in blitz ragazzi, queste cose. Prendete i pedoni. Per carità. Tutto puoi fare negli scacchi. Però.
Guardate questo pedone, è fastidioso assai, eh. E sti due pedoni non è che mi dicono tanto. Questo soprattutto non è che mi dice parecchio, quindi. Infatti sta ragionando. F5. Cioè deve giocare F5 per dire la sua in questa posizione. Sono tentato da fare semplicemente questo piano. E io lo faccio ragazzi. Torre F3. E portiamo la torre in H3. Sì. Accettiamo l'idea del nero di voler giocare questa mossa. Beh, a questo punto. Abbiamo la torre in G3. Ora lui che minaccia. Ancora nulla, quindi. A mio paese H4 la facciamo. Poi vediamo, ecco. Cavallo F7. Cavallo F7. Sai, nei casi di GM non mi convince torre per F7, perché lui può anche catturare e basta, cioè. Qui invece, capito, almeno tengo H5. Qualcosa tengo, no? Non lo so, poi stavo pensando, non ne sono sicuro. Non ne sono sicuro neanche io, eh. Magari hai ragione tu. Sai che ti dico? La facciamo mo. Che è un po' diversa rispetto a prima, probabilmente. Ora il punto è. Minacciamo tanti tipi di sacrifici strani e lo mettiamo un po' in crisi. E c'è anche un'altra risorsa che. E infatti, vedete. Il concetto era questo. Poi. A differenza però di prima, ora. Secondo me non sta particolarmente bene. Poi mi sbaglierò, però se giochiamo questa c'è alfiere 6, immagino. Ok. Questa era l'altra idea della posizione. Ovviamente lui non può fare nient'altro che donna C7. E sembra che abbiamo la possibilità di giocare. Vabbè. Oddio. Ok, questa ce l'abbiamo, questa possibilità. Se cattura le torri abbiamo C per B4, C per B3. Ok, lui non le cattura. Tempo ragazzi, il tempo. Mo' anche il tempo ci si mette. Tempo canaglia. Mo' devo giocare mosse così random. Mannaggia. Mannaggia. Vabbè, però c'è tra flag, cioè tra la velocità e il flag. Stiamo parlando di C, di questo di un GM. Diventa veramente difficile, raga. Ci
Ci vuole tanta energia. Ci vuole tanta energia e non è facile averne. Ok, allora qui niente, cavallo F6. Quando l'odio perdere per il tempo, alla fine il mio decisore non valgono manco come le partite. No, infatti. No, non mi devo scoraggiare, no, no, non mi scoraggio, però è pesante, ragazzi, è pesante. È pesante assai. È pesante. Però ci crediamo, però ci crediamo. Almeno una vittoria, un'altra vittoria ci deve uscire. Quindi, anche se finisce 6 a 2, va bene uguale. Va bene uguale. Allora, cosa si dice in chat, ragazzi? Come vi stanno piacendo queste partite? Ma a prescindere dal punteggio. E niente. Come vi piace? Vi piace questa cosa? Vi piace che Silvio perda qualche partita ogni tanto? Ma Yoko, ma Yoko. Yoko poco, ma Yoko. Finalmente ho capito il significato del nick. Così per capire che anche i migliori perdono. Ti ringrazio se mi consideri un migliore, però. C'è ancora molta strada da fare. Però queste sono le occasioni anche per giocare con gente forte. Quindi. Di sicuro è una bella occasione. Di sicuro sicuramente una bella occasione. Ok, ora cavallo e5 penso che la possiamo fare. Il punto è che comunque si mette pressione lungo questa struttura. Diciamo che un re F8 però minaccia c'è donna H7, entrate strane, non mi convince. Quindi proviamo a cambiare le donne. E vediamo se. Anche se mo che ci penso. Alfiere C5. Poteva giocare alfiere C5. Quanti anni hai iniziato a giocare? Ho iniziato a giocare verso. Allora, ad alti livelli ai 14-15 anni. 15 anni in realtà. Poi in realtà mi ha insegnato un amico tempo fa, proprio in passato, stiamo parlando quando avevo 10 anni, però non ho mai poi giocato tantissimo. Quindi, che dire, da una parte dovrei essere contento di essere arrivato fino a questo punto, tra virgolette, senza avere bisogno di mai di, sai, di altri giocatori. O di un maestro, ecco, per carità. Non ho mai avuto un maestro, quindi. Poi ultimamente mi sono applicando, mi è normale che c'è bisogno di studiare, quindi. Che ora re D6 si può fare, perché non può fare alfiere F4 lui. O almeno questa è la cosa che lui non può fare. Poi può giocare sempre questa. Quindi c'è sempre un problema di questa. Che lui può andare qui. Il maestro di Silvio si chiama Danilo Di Stasi. In effetti, Danilo, ragazzi, è un ottimo giocatore. E comunque, non solo, sapete, anche negli scacchi poi è importante anche l'amicizia con le persone. Danilo è un grande amico e allo stesso tempo un collega. E poi anche tante altre cose, è normale, quindi. Forse questa mossa non è buona.
Però poi l'alfiere non si può muovere, quindi... Beh, cioè, diciamo che prima o poi dovevo vincerla una partita, che cavolo. E siamo a due, anche se... Anche perché comunque quella di uno una me l'ha fleggata proprio. Cioè, un'altra era proprio che doveva... Re contro re, batta, cioè... Rompo, cioè, mo che mi posso prendere io una partita per il tempo, ma posso pigliare. Cioè, ma picchio. Ma picchio, ma picchio. Lo mettiamo anche un poco in crisi. Anche se non penso sia in crisi. Non penso che abbia di questi problemi. E siamo a due. E zitti zitti comunque abbiamo portato a casa due vittorie, quindi... Va bene. Io me la prendo onestamente la vittoria. Poi vediamo quello che vuole, però. Io me la sorpresa la vittoria. Ora il punto è, il Carlo se si sposta, noi catturiamo questo alfiere e buonanotte ai sognatori. Quindi aspettiamo, aspettiamo che lui faccia delle mosse interessanti. Nel frattempo noi portiamo un pezzo in gioco, la torre in C1 e poi vediamo di fare qualcosa. Ok. Ora questo diventa debole però, quindi... Ok, lui ovviamente cerca di farlo diventare forte però. Alfiere ora deve andare in G5. Questo sicuramente. Ma. Allora, Scamcri666 ci chiede se secondo noi giocare a 15-30 minuti su chess.com è conveniente. Io ti dico, secondo me l'importante è giocare a scacchi. Poi dipende sempre dal livello, però a 15-30 minuti secondo me è conveniente fino a quando non raggiungi circa 2100-2200 punti. Poi dopo certi punteggi secondo me non ha molto senso perché si finisce No, non mi piace questa. Però che cosa posso fare? C3. C3 è una mossa che non avevo considerato, invece la devo giocare ora. È buono secondo me. È buono giocare, però... Non ho detto che non è buono, però fino a un certo punteggio. Poi se raggiungi quel punteggio a una certa ti puoi anche fermare, secondo me. È inutile continuare a giocare. Ok, lui il concetto è che vuole mettere pressione, però. Cavallo 1. Può fare alfiere a 6. Potrebbe fare alfiere a 6. Però abbiamo C4. Sì, sembra decente questa mossa. Se fa cavallo per B2, poi abbiamo donna E2 e c'è questo in presa.
Oh. Ah, perché c'è questo. Sul callo di due, donna di tre, forse. No, però ci sta donna a torre per... No. No, c'è cavallo per i 4, quindi... Questa si può fare. Io direi proprio i 3 a questo punto. Come idea potrebbe essere sensata. Ai 3 si potrebbe pensare. Cavallo E4, F per, donna per... No, poi si complica per lui. Ok, questo è interessante. Ok, cavallo per E4 va fatta perché comunque cavallo per F6. Anche se alfile per C4 effettivamente è un po' fastidiosa. Cavallo F3, alfile per E2. Cavallo per D4. Ah, c'è donna per E4. Non ho calcolato niente. Questa l'ha persa. Potevo... No, non potevo... Oh, potevo prendere in B2. Ma sta un'altra volta flaggando. Ah, vabbè, ma allora è una sfida tra flag. Vabbè, ma allora vabbè, mo ti distruggo. Cioè, non puoi giocare così con me. No, non puoi far così. Lo sai che io ti prendo e ti faccio il culo. Se fai lo scemo, ti batto così, eh. Se vuoi fare scemo, facimi scemo. Se vuoi correre e battere così per flag, allora no, caro. No, caro, non va bene. Che fai lo scemo? No, no. E sbam, e mo so 3. E mo so 3. 6 a 3 e non 6 a 0. E mo piano piano ti recupero. E ti recupero. E ti recupero. Ah, ma sta giocando? Ha giocato a 3. Cioè, questa ha giocato a 3. Io dicevo, ma che sta giocando? Ma che sta a fare? Ah, vabbè, vuoi fare scemi, si è ingazzato. Capito? Prima fa il simpatico. E poi si offende. Vabbè, poi si offende. Yeah, ma che ti offende? Non fa l'offesa stasera. Non fa l'offesa. Fai la brava. Ma qua vedo un più 2 sul bilancio di Sibiu da quando mi sono dato. E vabbè, oramai è colpito dall'orgoglio. Oh, aspetta. Ma io qua c'è alfile D4, eh. Mamma mia, stava partendo il pezzo. Non se l'è fatto fare. Vabbè, mi sembra anche giusto. Vediamo un po'. Presumo che faccia Gallo F3, però. Però Gallo F3, no, non può farlo. Ok, può farlo. Però qua non c'è un pedone. È partito il pedone. E mo si gioca anche torre 2. E sta anche sotto. E sta anche sotto. E sta anche sotto. E gioca in questo modo terribile contro di me. E prende anche gli schiaffi, e prende anche gli schiaffi, capito? Quella è la cosa bella. Guardate che posizione di merda che tiene. Guardate che posizione di merda. Il GM, eccolo il GM. Comunque la partita, qua comunque la partita è rivalità.
Fino a queste epidemie vedo la Sibilla Ricca e Michael Kegelidze a sorseggiare una birra in un bar georgiano parlando di scacchi. Dice. Che spettacolo, ragazzi. Kegelidze, Kegelidze. Raga, Kegelidze sta ingazzato. Kegelidze sta ingazzato, però questa qua la perde perché ha fatto uscire. Questa qua la perde, ragazzi. Ve lo garantisco che ci sono ottime chance che questa partita la perda. Sta male qua. Magari riscatta 10.000 punti follia. Il nero sembra giocare come una seconda nazio come una seconda nazionale. Ma il nero è uguale. Cioè io gioco come una seconda nazionale. O il bianco, scusa. Parliamo dei fatti veri. Ah, ok, Isaac Newton. Tito è vero, hai ragione, questa partita l'ha giocata proprio male. Però comunque lui è GM e io sono una prima nazionale, quindi c'è differenza comunque. Quindi dobbiamo portare rispetto comunque, ecco. Però se qua finisce, se qui arriviamo a 6 a 4, poi chissà. Sai, le cose poi non è che sono tanto chiare. Poi la cosa è che io non ho fretta, ragazzi. Invece lui deve trovare mosse buone. Ora si minaccia anche l'attacco qui. Proviamo a entrare in H4 con l'alfiere. Oppure proviamo a giocare mosse. Tipo, stavo pensando di portare il cavallo in qualche modo in gioco, però non è ancora facile. Che per esempio ora alfiere H4 sembra una mossa fattibile. E ora cavallo. Vabbè, cavallo G3 la devo fare. Altrimenti lui ce lo cambia. Lui se prende qua prendiamo prima nei 3, quindi non può prendere. Minacciamo comunque F6. Beh, la posizione sembra buona per noi. Comunque, Calle 4 è una buona risorsa. Ora alfiere 1 sembra una possibilità. Con idea D2, per esempio. Anche. Ok, ora alfiere D2 sembra buona. Prendiamo il secondo pedone. Attenzione! Attenzione! E ora voglio, ora ti voglio, Kegelidze, ti voglio ora. Ti voglio ora. Sull'altare dei perdenti. Ti voglio ora. H5, ora si minaccia alfiere G4. E ora devi cambiare, Kegelidze. Ok. Ora A4 è importante per evitare qualsiasi blocco. E Kegelidze se ne torna a casa. Kegelidze se ne torna a casa. Tornatene a casa. Tornatene a casa anche tu, Kegelidze. Mamma mia, Kegelidze. Allora, io direi questa mossa è interessante. Ora proviamo a giocare questa. Ok. Attacchiamo qui. E un altro pedone cade. Kegelidze non ci sta. E perde. Questa volta perde di partita. Questa volta. E siamo a 6 a 4. E siamo a 6 a 4. E allora. Andiamo. Andiamo. Qui si fa interessante, ragazzi. Qui veramente si fa interessante la situazione. Veramente si fa interessante la situazione. E Kegelidze, secondo me, questa qua ora la gioca proprio cattivo.
Perché sa che sta perde ha perso vari punti in questa fase. E perde con il bianco. Non per vabbè, ha giocato anche un'apertura di merda per fare lo scemo. E io intanto l'ho mazzoliato. E l'ho mazzoliato. E va bene, ma ti mazzolio, ti mazzolio. Ora minacciamo cavallo B6. Prima questa, ma cavallo C4 e poi cavallo B6, va bene. Giusta, giusta, no? Gli ho permesso questa qua che ora dobbiamo per forza giocare cavallo C4, però non è più la stessa cosa rispetto a prima, ecco. O forse no. Prendo di pedone, attacco F7. Andiamo. Ci vuole aggressività in questa. Oramai questo match non è più un match per comuni mortali. Pedone per. E Kegelize si trova in mezzo agli schiaffi. Attenzione, attenzione. Kegelize. Forse non gli devo permettere però alfiere 6. Vabbè, comunque dobbiamo raddoppiare. Allora, la posizione è che secondo me lui deve giocare tipo alfiere 6. Però cavallo C5 ci sta ancora. Ok, cavallo C5 la posso fare. Ora il problema è alfiere F8. Allora, io direi qua. C'è un problema, è che lui vuole fare torre A5 a tutti i costi. Non è chiaro. Proviamo a giocare B4. Il concetto è proviamo a giocare B4 a prescindere a tutti i costi e solidificare il cavallo che si trova lì. Torre A5, B4. Ok, questa me l'aspettavo. Il punto è re in F7, per esempio. Però io vorrei giocare appunto alfiere C4. Su appena re F7 e queste mosse così. Se possibile. E mettere pressione. Ok, re F2 obbligata. Re 8. Ho il concetto di attaccare qui. B4, ora voglio fare torre B1, immagino. Sembra giusto. Ok, ora alfiere A6, sembra una possibilità. Presa e poi B7. Deve catturare cavallo per, torre per B4. Torre di 8 scacco, re qui. Vabbè, ce la sparo. Ce la sparo, e poi buonanotte a tutti. Cioè, alfiere A6 e ci vediamo domani. Ce la gioco perché è l'unica possibilità tattica che ho in questa posizione. E in blitz conta questo. Quindi spariamoci questa mossa aggressiva e niente. Speriamo che lui si avveda di tutto questo, ecco. Però che gioca questa, che non era una mossa che mi aspettavo. Che ora ho scacco re d7, torre d3 probabilmente. Ah no! Re d7, ora attacca qua, no. Mannaggia. Che peccato, non dovevo fare scacco in d6. Non dovevo fare scacco in d6, ragazzi. Così ho perso. Facciamo un'altra partita e niente, 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 niente. Mi sono gasato, per essere sincero. Ah, mi ha declinato la sfida. Però ragazzi, niente, niente, niente. È stata una bella sfida. È stata comunque una bella sfida. Comunque si è dimostrato molto forte. GM, ragazzi, non stiamo parlando di tra luce e vino. Qui non posso giocare cavallo di 6, ragazzi, è un errore grave. Non si può fare una mossa del genere, non ci sono discriminanti per questa. Fuori
Forse al massimo posso giocare torre C2, cercando di attaccare un po' qui, però penso che il re D7 dovrebbe reggere, quindi bisogna accontentarsi probabilmente di torre D3 e aspettare tempi migliori. Però comunque lui qui sta, sembra che se ne deve uscire comunque. Torre D8, re E7. E poi torre D8, re E7. Poi posso fare il colpo torre B8, però c'è alfiere D6 e perde il bianco perde lo stesso, perché su questa c'è questa. Questa avevo pensato, quindi sicuramente torre D8 non è buona. Cioè, almeno è un po' una posizione appesa. Al massimo devo giocare forse così. Però poi sullo scacco c'è questa, quindi devo provare a fare una cosa del genere. E lui può fare così, tipo, e poi catturare qui. Ah no, però c'è scacco qui. Quindi effettivamente forse no, torre D8 l'ho sottovalutato, hai ragione. Forse torre D8 poteva essere interessante. Con l'idea però di fare torre H8. Sì, questo sicuramente era un'idea. Però dai ragazzi, bel match comunque complicato. Qualche botta è volata. Qualche botta è volata. Sono contento di questa cosa. Poi sicuramente il livello comunque è diverso. Quindi non si può dire niente. Però in Blitz, come vedete, divertente comunque. Anche perché si possono portare a casa anche dei risultati belli. Grazie ragazzi. Comunque vi consiglio in tutto questo di abbonarvi al canale per non perdervi neanche un contenuto. Seven rings moment.